Siamo qui con Nicolò Martinelli dell'Osber. Una partita vinta con sofferenza, ma con tanto agonismo, tanta grinta e tanta passione. Avete giocato bene fino all'ultimo possesso e vi siete meritati questa vittoria. Cosa ne pensi della prestazione? Io penso che il primo tempo è stato totalmente, direi, siamo entrati proprio con le gambe morte. Il problema è che loro in difesa erano molto aggressivi sulla uomo, facevano dei cambi giusti sul blocco, quindi ci siamo trovati spiazzati perché erano molto aggressivi. Noi abbiamo dovuto fare diversi cambi per trovare il punto giusto e alla fine siamo riusciti, alzando la difesa, riuscendo a fare dei cambi difensivi adeguati, insomma, al loro attacco, che era semplicemente alla fine un pick and roll, siamo riusciti a portarla a casa. Però i primi due quarti li abbiamo sofferti appunto per la difesa piuttosto aggressiva. Sicuramente il vostro cambio di rotta durante la partita si è visto molto nel quarto, dove difensivamente avete dominato gli avversari e poi offensivamente vi siete affidati a due grandissimi talenti che sono riusciti a mantenere a galla l'attacco e a portarvi a una larga vittoria alla fin fine. Cosa ne pensi di questo gruppo? Pensi che sia una squadra che può andare avanti? Allora, il roster si è rinnovato per il 30-40% rispetto all'anno scorso. Abbiamo inserito due o tre guardie di livello, tra cui abbiamo Riccardo Cavarroni, ex Rieti, ex Napoli, che può fare la differenza. Si è infortunato, ma tornerà nelle prossime partite. Sicuramente le nostre guardie hanno, diciamo, delle alte percentuali da 2 e da 3, hanno un range molto più ampio rispetto ai veterani degli altri anni. Penso che possiamo far bene, dobbiamo affidarci però anche alla difesa, che è fondamentale, e senza lunghi, abbiamo solamente due lunghi, è dura, veramente dura, anche perché, come sapete, è al busto a 2 o 3 lunghi di livello, quindi sarà battuta bene. Gli obiettivi per questa stagione penso possano essere alti. Avete, come hai detto tu, un roster di livello, di esperienza, e con i nuovi innesti forse avete trovato la quadra giusta per la stagione. Quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono sicuramente quelli di qualificarci, lo dico senza paura, perché l'anno scorso avevamo meno tiratori. Il problema è che anche le altre squadre si sono rafforzate molto e mi dispiace tantissimo per l'assenza di Sant'Andrea, perché avevamo un conto aperto con Perego e compagni, quindi ci mancano molto. Sicuramente con Real Busto daremo battaglia e sono la squadra da battere, però il nostro obiettivo è arrivare al 26 novembre con loro agguerriti e pronti a combattere. In bocca al lupo per la stagione, buona serata. Ciao.